Che fine ha fatto Biagio Di Maro di Uomini e Donne? Il tanto discusso cavaliere del programma di Maria De Filippi non è presente nel parterre del trono over in questa nuova edizione. Non c'è stata nessuna spiegazione sulla sua assenza. Eppure tanti telespettatori si chiedono come mai non faccia più parte della trasmissione. Non è la prima volta che un cavaliere, come accade anche tra le dame, sparisce nel nulla. Spesso è la redazione che decide di non chiamare più un determinato partecipante nello show di Canale 5. Altre volte è lo stesso a decidere di lasciare la scena. Sull'addio di Biagio Di Maro al trono over non è mai arrivata alcuna spiegazione. Oggi Tina Cipollari porta in studio i suoi dubbi sull'assenza del tanto discusso cavaliere. Ma De Filippi preferisce non rivelare nulla e mantiene alto il mistero. Ciò accade quando l'opinionista a inizio puntata fa notare che c'è un nuovo cavaliere, Alessandro G., che al centro studio si presenta. L'uomo ha 56 anni e vive a Venezia. Racconta ai presenti che di recente ha affrontato una grande delusione amorosa. Lei adesso sta con uno che ha partecipato al programma. No, non è presente qui oggi, fa sapere il nuovo cavaliere. A questo punto, come si può immaginare, la curiosità di molti si accende. In particolare, Tina vuole assolutamente sapere chi è quest'uomo che ora sta con l'ex fidanzata di Alessandro. Quest'ultimo, però, non intende in alcun modo a rivelare il nome di questo cavaliere. Forse è Biagio. Ecco perché non viene più, dichiara la Cipollari. Di fronte a questa supposizione di Tina, la cosa strana è che Maria De Filippi a U e D se ne resta in silenzio. Non cerca di correggere l'opinionista, dando magari una spiegazione sull'assenza di Biagio. La padrona di casa potrebbe prendere la palla al balzo per spiegare perché Di Maro non è più presente nel parterre. Invece, la conduttrice preferisce non parlare. La redazione e Maria molto probabilmente sanno chi è l'ex cavaliere fidanzato con l'ex compagna di Alessandro. Chi tace acconsente, si dice. Forse Maria vuole confermare il sospetto di Tina con il suo silenzio o semplicemente non ha nulla di importante da dire. Thank you.
Thank you.